Michelangelo Varrecchia, primo incontro di calcetto in Irpinia per i ragazzi autistici, una partita che si terrà lunedì, il 1° luglio alle 19 presso il campo sportivo di Monteforte Irpino. Come mai questa iniziativa? Guarda, è una novità in senso assoluto. Tu sai che questi ragazzi hanno bisogno di inclusione, devono frequentare tutti gli ambienti. Adesso sono 6 le associazioni che ci siamo messi in rete, tra le quali anche il MID di Giovanni Esposito, il quale... Ecco, tutti insieme abbiamo deciso, loro vedono lo sport, loro si affascinano al pallone, alla Allora che cosa fare? Non sarà una competizione, Ottato, lo sai, non è che sarà una competizione, sì. Però ha il sapore del sociale, ha il sapore del fatto che stanno insieme, che indossano una maglia con scritto Avellino, per loro è una cosa importante. Per loro è importante. Possiamo dire una partita del cuore, Michelangelo. Si può dire proprio una partita del cuore, è vero. Perché non giocheranno solo loro, giocherà anche qualche fratello che aiuterà affinché lui stia bene in campo, eccetera. Come vedi c'è un po' di improvvisazione, però è la prima esperienza. Qual è la finalità di questa iniziativa, Michelangelo? Cioè, allora, qual è il messaggio che volete lanciare? Il messaggio che vogliamo lanciare è che soprattutto gli autistici devono essere accettati in ogni ambiente, vederli come persone normali, che possono fare piscina, possono fare ipoterapia e possono fare anche calcetto, se si vuole, con l'aiuto naturalmente. Giovanni Esposito, l'importanza di questa partita, di questa iniziativa, tra l'altro avete fatto anche rete per stare insieme ai ragazzi autistici. Sì, Ottavio, una rete per regalare una giornata di sport inclusivo per diversamente abili, quello che ho sempre detto è che ad Avellino c'è bisogno di queste iniziative che includono i ragazzi con diverse abilità che si cimentano in uno sport vero e proprio, e per cui era importante anche il supporto di tutte le associazioni che si sono messe in rete, tra cui anche io col Movimento Italiano Disabili, che è un movimento nazionale, che abbiamo subito sposato l'iniziativa, e quindi ben venga che si facciano queste iniziative, insomma.